Nei casi di perdita della memoria, la sindrome di Quaggott è senz'altro la più curiosa e per certi versi misteriosa, oltre che la più rara. Si calcola che ne sia colpita una persona ogni 10 milioni. È una perdita della memoria selettiva e parziale, nel senso che il paziente sa parlare e riconosce gli oggetti, ma non ricorda alcun avvenimento, ignora la sua identità e quella delle persone che lo circondano. E poi la caratteristica principale è quella del cosiddetto azzeramento ipnotico, cerco di essere chiaro. Ogni volta che si addormenta il paziente perde la memoria. Ogni giorno per lui è il primo giorno. E quali sono le cause, professore? Si dica. Su questo la dottrina è discorde, c'è chi dice che sia congenita oppure causata da un forte trauma. Nel caso in questione si è verificato con assoluta certezza in età prepuberale, quando il bambino è finito per sbaglio nella centrifuga della lavatrice industriale. Ma anche una scossa elettrica e episodi di congelamento attivano la sindrome. Ecco, concludendo, possiamo dire che è una malattia misteriosa. Che stai facendo, Jack? Che stai facendo? Johnny, Smarties contro anfetamine, no? E ti sembra il momento? Sempre il momento. Partita finita. Guarda che si sta svegliando. Al! Ehi, hey, Al! Come stai? Ehi, Al! Tutto bene, eh? E voi chi minchia siete? Siamo Johnny e Jake, Al, non ti ricordi? Che siamo i tuoi migliori amici, Al! Chi è Al? Sei tu, Al! Hai avuto un incidente 3 giorni fa al drive-in, ti ricordi? Che cos'è un drive-in? Johnny, ti devi convincere, questo c'ha la sindrome, sono 3 giorni che ci proviamo. 1 su 10 milioni proprio a noi doveva capitare. Anzi, fai una cosa, Johnny, ammazzalo così almeno la smette di soffrire, va. Tu sei Al Caruso, un gangster della famiglia genovese, detto Al Quattro Dita. Hai avuto un incidente e hai perso la memoria. Io sono Johnny Gresco, detto Johnny il Bello. Lui è Jack Amoruso, detto non tutte le ciambelle riescono col buco. Siamo i tuoi soci e i tuoi migliori amici da quando siamo nati. Johnny, non piangere che diventi brutto, per favore. Johnny, non fare così. È passato, Jack. Guardati nel portafoglio, Al. Dietro, Al. Era il giorno del tuo compleanno. Ti avevamo portato in Florida, perché dicevi che la Florida ti ricordava la tua Sicilia. Ma Johnny, non è che ogni 2 parole ti devi mettere a piangere, però. Fammi sta cortesia, non ti posso vedere che piangi. Johnny, un po' di... È passato, Jack. E questa è casa mia. No, che dici? Oh. Questo è un albergo. Magari. Questo, Johnny. E che cosa mi è successo al dito? Questa è una vecchia storia. È stato Jack, ti ha sparato in un dito. Sì, ma per errore, Al. Jake, mi hai sparato in un dito! Sì, ma non è che di volontà mia ti ho sparato al dito tuo, che me ne fotte a me di sparare nel tuo dito, è capitato! Basta litigare, adesso basta, Jake, non c'è più tempo! Non c'è più tempo per cosa? Allora, Al, ascoltami bene. Ascoltalo bene. Era venerdì, eravamo al drive-in di Coney Island. Eravamo lì perché il boss è... Jake, se inizi sempre dalla fine, questo non capisce niente. Bisogna iniziare dall'inizio, lo dice la parola stessa. E allora fai una cosa, ascolta il professorone. Al, stasera potremmo essere morti. Abbiamo una sola possibilità e dipende tutto da te. Ma devi ascoltare la storia, tutta la storia. Soprattutto non devi addormentarti, perché non abbiamo più tempo per raccontartela di nuovo. È chiaro? Sei pronto? Una sola cosa prima che tu cominci. Tutto quello che vuoi. Posso non chiamarti Johnny il Bello?